Napoli, una città che ti affascina ogni volta che la vedi. Ogni angolo è sempre una scoperta emozionante. Napoli la si ama sempre, anche quando se ne parla male. Napoli, se la vedi, la ami di più. E dopo questo messaggio per la nostra Napoli, è il momento di un ospite importante. Ecco, questo volevo dire. Ecco la motivazione per cui ci trovavamo vicino a questo magnifico piano. Dunque, questo personaggio di cui parliamo ha partecipato al programma di Rai 1 condotto da Fabrizio Frizzi, La Botola, ecco, dove vorrei far partecipare anche lei qualche giorno. Vabbè, lasciamo stare. Questo personaggio ha sbaragliato tutti i concorrenti che hanno partecipato in quella sera e ha vinto alla grande. Sì, io devo dire, vi anticipo che è un grande pianista, come vedete. Viene da Caltanissetta, il suo nome è... Corrado Siletti. Ecco. Buonasera. Buonasera. Benvenuto, buonasera maestro. Ciao. Prego. Ciao. Maestro, no, no, un attimo vicino a noi. Sì. Metti di piano prima al centro, piace. Maestro, questo è un grande attore, ma proprio grande. Allora, ma poi si dà il caso che io sono di origine sicula come lui. Maestro, lei ha vinto la Botola a Rai 1. Sì. Diciamo con una performance molto, ma molto, veramente molto importante. Allora vuoi dire qualcosa tu? Posso? Dunque, due settimane fa abbiamo ospitato il maestro Roberto Tiso. Anche lui è arrivato secondo con i suoi bicchieri che ha suonato. Ha fatto suonare i bicchieri. È stata una bella competizione tra voi due, forse? Sì, è sicuramente uno degli avversari più difficili. Più temuti. Sì, sì, sì. Tra l'altro le esibizioni erano le più particolari, quindi sicuramente certo, la sfida era dura, però alla fine l'abbiamo spuntata. Tutti ecco, e lui parlava di particolare. Perché un'esibizione particolare? No, non diciamo perché. Non allora, lasciamo. Maestro, qui c'è un pianoforte. Se si il vuole accomodare. Si ecco, noi siamo vicino a lei, la guardiamo, la ammiriamo, perché io conosco lui. E che? No, se ci si vuole dare le spalle, farà prima una prenota. No, non ho capito. Ma voi adesso vi state chiedendo, ma perché si siede di spalle? Ma maestro, lo vuol dire perché siede di spalle al pianoforte? Allora lo diciamo. Lo diciamo, beh, lo sì. Dica. Allora, suonerò il pianoforte. E come spalle, insomma, non ho capito. Un modo particolare, dai. No, mi fa venire in mente che se dovesse andare in bagno fa il contrario, come fa? No, per le cose normali mi fingo normale. Allora noi cominciamo con questa performance straordinaria. Ma... che lui ha vinto alla Botola con Fabrizio Frizzi. Via prego. Con l'applauso, vai! Thank you.
difficilissimo, è impossibile suonare così. Dico, ma riesci a fare qualunque cosa con le maglie di dietro? È un po' difficile per via della posizione, che non è comodissima. Infatti la difficoltà maggiore non è tanto suonare, ma tenere la posizione per tanto tempo. Quindi... Ma no, suonare dietro, voglio dire, c'è una particolarità. Mi chiedevo, nel caso tu avessi un sediolino un po' movibile, riusciresti a suonare un po' tutta la tastiera muovendoti così? È da provare. Guarda, la prossima volta mi hai dato una buona idea. Noi adesso lo vogliamo vedere. Devi avere il sediolino che si muove. Maestro, praticamente. Io lo vorrei vedere seduto regolare adesso. Normale. Per farci un altro pensierino, un altro regalino a noi tutti, no? Un'altra suonatina. Grazie. Allora, vogliamo un altro bel pezzo del maestro? Questa volta lo guardiamo. Lo guardiamo, siamo di fronte a lui. Allora. Vediamo che cosa ci propone. Sulla televideo. Allora, noi abbiamo un pensierino, questo è un caffè napoletano, questa è la caffetteria del professore in piazza Trieste e Trento, che sono il nostro sponsor. Grazie. Poi c'è un altro pensierino per lei, le tendenze hanno pensato a lei di offrire questo gioiellino molto per un giovane carino come lui. Allora, noi vogliamo soltanto dire questo, io non ti do del lei. Mi dicono che devo darti del lei, ma io non ti darò mai del lei, anche perché potresti essere mio nipote. Voglio dirti che volevo dirti che noi ti aspettiamo, noi tu ti metterai questo bracciale e ogni volta che la guarderai dirai: ma io dovrò tornare al canale. Grazie. 21, alla trasmissione di Gloriano e Gianni Maurizio. Grazie per davvero. Grazie. Ecco, noi salutiamo il maestro Sillitti. Noi andiamo in pubblicità. Va bene. Con lui ce l'abbiamo. Arrivederci. Che cosa, eh?